Al foro romano, inizialmente si pensava di aver trovato la tomba di Romolo, invece come dice il direttore del parco archeologico del Colosseo, non è la tomba anche perché alcune fonti dicono che Romolo venne ucciso e fatto a pezzi, mentre altre fonti dicono che assurse in cielo come dio Quirino. Gli archeologi del parco, in particolare, devo dare il merito a Patrizia Fortini, che ha in qualche modo riconosciuto l'importanza di questo luogo, l'ha ricollegato al comizio e al Niger Lapis, ma soprattutto a questa fonte, gli scoliasti di Orazio, che riportano un passo di Varrone che dice che dietro Irostra è sepolto Romolo. Ma noi sappiamo che Romolo non può essere stato sepolto perché le fonti ci dicono che è stato ucciso e smembrato, e alcuni dicono invece, altre fonti, che è assurto in cielo e diventato il dio Quirino. Quindi si può molto probabilmente parlare di un luogo celebrativo della memoria di Romolo, quindi un cenotafio. Ad aprile riprenderanno gli scavi e la visita dell'ipogeo sarà consentita al pubblico tra 2 anni, come dice la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, aggiungendo "speriamo".